buona serata dal Palamasotti di Oderzo, una buona serata vi giunge da Nicola Zoppa per seguire questo recupero del match. Stiamo parlando della Serie A Beretta femminile, stiamo parlando di un recupero che si doveva giocare a novembre, il recupero della decima giornata, quello tra la Mechanic System Oderzo e il Cassano Magnago, dunque recupero infrasettimanale con il Cassano che arriva da una lunga pausa tra Natale, anche perché sabato scorso il match che lo vedeva a posto con l'Alibest Mestrino in casa non si è potuto disputare per presenza di positività tra le ragazze padovane, per cui il Cassano Magnago fresco e in forma si presenta qui sul Palamasotti per incontrare la Mechanic System che ormai ha disputato due match dall'inizio dell'anno, il primo recupero il 6 di gennaio, poi la prima giornata di ritorno sabato scorso in quella di Leno, e ora praticamente un tour de force che inizia quest'oggi. Sabato avrà il match contro il Nuoro e poi lunedì il recupero con il Pontigna. Allora andiamo subito a presentare le squadre che tra poco scenderanno in campo agli ordini degli arbitri Simone Prandi e Fabio Ambrosetti. Per il Cassano Magnago col numero 92 il portiere Nila Bertolino, col 35 Eva Brogi, col 17 Michela Colabianchi, la capitana, col numero 19 Giulia Gozzi, col 13 Zorica Jovovic, col 27 Giulia Laita, col 38 Asia Macchi, col 89 Giulia Milan, col numero 16 Milica Milosevic, con il numero 10 la vice capitana Gloria Montoli, col 46 Michelle Lisa Ponti, col 64 Nadine Visentin e con il numero 30 Sara Zannellini, e a guidare la squadra il coach Sasa Milanovic. Per quanto riguarda invece la formazione che coach Alessandro Cavallaro ha portato questa sera al Palamasotti, col numero 5 Arianna Brunetti, col numero 11 Eleonora Colloredo, col 13 Eleonora Costa, col numero 9 Giorgia Di Pietro, col numero 14 Noemi Di Palma, col numero 20 vice capitana della Mechanic System, la cubana Arasai Duran, col numero 44 il secondo portiere Elena Feletta, col numero 4 Anna Gerlinda, col numero 12 la capitana e portiera del Mechanic System Barbara Meneghin, col numero 7 la norvegese Tina Oyesvold, col numero 33 Alessandra Paraschivra, col numero 17 Martina Pizzutto, col 65 Carlotta Poderi, col 15 Beatrice Pugliara, col 34 Francesca Traini e col numero 6 Sabina Vitobello. Questa è dunque la presentazione delle squadre, che come vedete stanno per essere schierate in campo. Per quanto riguarda la classifica, anzi volevo solamente sottolineare che in questo momento è in corso un secondo recupero, il recupero relativo alla undicesima giornata d'andata. Si gioca in quella di Bressanone, in questo momento il Bressanone sta conducendo 12-10 sulla capolista Salerno quando mancano 8 minuti al termine del primo tempo. Per quanto riguarda la classifica così cristallizzata chiaramente a sabato scorso, il Salerno sta guidando con 22 punti ma con 12 partite giocate, per cui segue col 19 con il Brixen, per cui un match attesissimo, un match di alta classifica è quello che si gioca in questi istanti
quella di Bressanone, con il numero 18, con 18 punti segue la Mechanic System terzo, ma con 10 partite si qui giocate come il Brixen, con 12 partite giocate e con 16 punti l'Erice, con 15 il Pontini e 14 punti la Liveste Mestrino, con 12 l'Ariosto Ferrara, 10 Guerriere Malo, 8 Cassano Magnago, 7 punti Leno, 4 Nuoro assieme al Cingoli e chiude con un solo punto il Cellini Padova. Diciamo che con ruolino di marcia completo, con 13 partite sin qui disputate, abbiamo Leno, Nuoro, Santarelli e Cingoli, mentre con 12 Salerno, Erice, Pontinia e Ariosto Ferrara, con 11 partite sin qui disputate Mestrino, Malo, Magnago, Cellini Padova, con 10 il Cassano Magnago e la Mechanic System Oderzo con il Brixen, che andranno dunque a recuperare un match. Tutto è pronto per la presentazione, per l'inizio del fischio d'inizio, quando sono le 19.30. Con me a fianco questa sera a accompagnarmi nel commento abbiamo il nostro amico Micio Brakovcevic, allenatore che fa parte dell'organico della Pallamano d'Erzo. Sei venuto qui soprattutto per seguire un tuo conterraneo, perché sulla panchina del Cassano Magnago ci sta appunto Sasa Milanovic. Milanovic. Buonasera a tutti, buona Pallamano a tutti. Perfetto, allora abbiamo sentito anche chi mi darà una mano nel commento di alcune azioni che poi andremo a vedere in rallenti. Al rallenti, grazie all'aiuto della nostra regia. Per cui andiamo ad assistere, sulla nostra sinistra si sta schierando la Mechanics System Oderzo, sulla destra si schiererà il Cassano Magnago. Per quanto riguarda le ragazze dell'Oderzo, lo starting seven dell'Oderzo che sta per scendere in campo, possiamo riconoscere tra i pali la capitano Barbara Meneghin, poi avremo Beatrice Pugliara, Carlotta Puderi, avremo anche come pivot la Eleonora Colloredo, come terzino la norvegese Tina Oyeswold, vediamo se ho dimenticato qualcuno, beh, Arasai Duran, e dall'altra parte come ala sinistra Eleonora Costa. Questo è lo starting seven per quanto riguarda la Mechanic System Oderzo. Per quanto riguarda invece il Cassano Magnago, questa dovrebbe essere la composizione: portiere Mila Bertolino col 32, in terzino destro Michela Colabianchi, alla sinistra Giulia Gozzi con il 19, eccola lì, terzino sinistro Zorica Jovovic, il pivot Gloria Montoli, il centrale la Michelle Ponti e l'ala destra Sara Zannellini. Possesso palla Mechanic System Poderi, prova ad andare al tiro e nel rimbalzo il pallone riesce a varcare la linea, e che grave fraintendimento da parte del Cassano Magnago, veramente crea questo spiacevole inconveniente che ne approfitta Carlotta Poderi, che nel giro di pochi secondi infila un 1-2 abbastanza inaspettato. Sì, una cosa che non si vede sempre nei campi, però una distrazione fatale. Questo errore. Una distrazione fatale, questa. Pesante. Vediamo cosa riesce a combinare ora il Cassano Magnago. Prova con la numero 13, la Jovovic, di penetrare la difesa della Mechanic System, fallo, e dunque riprende la posizione il Cassano Magnago. Possesso palla quando è già passato un minuto e 20 di, secondi di gioco, il cercare il pivot, però veloce ripartenza della Meccanica con l'ala destra Beatrice Pugliara, la sua galoppata viene premiata
con la terza rete, fulminio 3-0 in 1 minuto e 40 secondi di gioco, sta chiaramente penalizzando oltremodo il Cassano Magnago in questi primi istanti di match valevole come recupero della decima giornata del girone d'andata. Cassano prova a resistere alla difesa molto attenta del Oyeswold, sempre la Jovovic, 9 metri, si riparte con la Jovovic centrale. Quella Bianchi ha provato a sorprendere, ma il tiro è finito alto sulla traversa. La squadra di Oderzo è partita molto bene, già è 4-0, è quello che temevo, che perché questa è una squadra giovane, Palamano Cassano è una squadra giovane, ma non si sottovaluta perché corrono molto e ecco, un po'. Finalmente determinante un intervento di Nina Bertolino tra i pali, che dunque spegne questa galoppata di Beatrice Pugliara, che si stava involando per segnare questa quinta rete del match. Fortunatamente cerca di mitigare il risultato proprio la portiera del Cassano, però altro suo intervento fondamentale, piuttosto centrale questo intervento e veloce contropiede del Cassano, e molto brava la Gozzi che infila un pallonetto a Beatrice Pugliara per il, scusate, alla Meneghin, per questa prima rete del match del Cassano, che giunge dopo 3 minuti e 40 di gioco, 4-1 il risultato. Possesso palla Meccanic System, Poderi, Oyeswold, ancora Poderi, si gioca nello stretto, si cerca la Colloredo come pivot, anticipata dalla difesa del Cassano. Duran al tiro, viene spostata, leggermente spostata al momento del tiro. Sì, sì, forse un po' troppo rigoroso per fare rigore, ma era in situazione per segnare. Per una ara Duran era situazione per gol. Trasforma su rigore la quinta rete che arriva alla Mechanic System. Sta conducendo agevolmente questo inizio incontro. Dopo 4 minuti e 50 la Mechanic System sta conducendo agevolmente 5-1 sul Cassano Magnago. Ecco che il Cassano prova a sua volta di concludere, e ancora una volta la Duran fa scattare Beatrice Pugliara con questo suo veloce contropiede, ancora un contropiede che stronca le velleità del Cassano, e a questo punto coach Milanovic è costretto a chiedere il primo time out. Pubblicità. Sta conducendo agevolmente con un più 5 dopo appena 5 minuti di gioco, si è segnato parecchio, ben 7 reti. Sta conducendo 6-1 sul Cassano Magnago, una situazione in difficoltà dalla parte della squadra ospite, tanto che
Il coach è stato costretto a chiedere il primo time out per cercare di dare idee nuove alle sue giovani ragazze. Vediamo questa azione del Cassano che prova a inserirsi sul lato sinistro sulla giocatrice numero 46, la Michelle Ponti, viene commesso fallo per il quale il Cassano Magnago usufruirà di questo 7 metri al quale si prepara la Gozzi. Gozzi contro Meneghin, alla fine la Meneghin ha la meglio e difende la sua porta, è andata proprio a cercare l'angolo più difficile su cui la Meneghin stava cercando di fare buona guardia. Ancora Beatrice Pugliara sul lato destro, prova in qualche maniera, trovata la ribattuta da parte della Bertolino, veloce ripartenza del Cassano, ancora una volta Barbara Meneghin respinge questa conclusione tra i suoi pali della Zanellini e si rifugia in lato, sempre possesso palla del Cassano Magnago, giro palla, esce il pivot, Oyeswold quest'oggi, questa sera è molto attenta, ha già praticamente sventato due occasioni offensive del Cassano, fa buona guardia, ripeto di Cassano è una squadra molto giovane ma non si può sottovalutare, bisogna essere sempre sul serio tutti i 60 minuti. Sono ragazze che corrono tanto, hanno un allenatore che sta crescendo in maniera ottima e nel gioco c'è una Zorica Jovovic con 40 anni ma sempre pericolosa perché crea gioco. Avete visto adesso, molto bella azione. Molto bella questa azione, portata in rete poi con questa bella conclusione da parte della Gozzi. Il pallone sfugge alla Poderi, su cui spinge alle spalle la Cobianchi e la Poderi costretta abbandonare il campo per due minuti, per i primi due minuti di sospensione. Io adoro Duran, è fantastica giocatrice, ma questa volta secondo me era rigore. E questa volta non sbaglia la conclusione la Zanellini. Riduce il distacco, un parziale di 2-0 per il Cassano Magnago, forse abbiamo parlato troppo presto per questo ampio margine che aveva creato la meccanicista. Molto brava la Di Pietro, ha lottato fino alla fine per recuperare il pallone, rimane possesso palla meccanicista, ma attenzione al molto brava. Al passivo, e proprio sul filo del passivo la conclusione a rete, 7-3 a firma della Poderi. I due minuti erano sulla Duran, mi sono errato, mi sono sbagliato prima. 7-3 il risultato aggiornato dopo quasi 10 minuti di gioco, con quel parziale di due reti che il Cassano è riuscito a mettere a segno. Veloce operazione del Cassano che cerca in qualche maniera, ma molto brava la meccanicista a interrompere il dialogo con il pallone che praticamente finisce tra le mani della difesa della Mechanic System, che molto lentamente fa ripartire il gioco. Sono in inferiorità numerica, l'importante è far
scorrere il tempo, la Hoyerswald commette questa incertezza, è veloce ripartenza. E molto bello il gesto atletico della Gozzi che in pratica paga caro questa disattenzione, questa incertezza della Hoyerswald in fase offensiva. È stata dunque premiato questa perseveranza del Cassano Magnago, riduce a 7-4 e qui la Hoyerswald si fa perdonare con questo suo tiro mancino che si infila per l'8-4. Con calma il Cassano, giro palla con la destra Jovovic, Ponti da sola, però è andata al tiro, è molto attenta la Hoyerswald che l'ha murata, è rientrata la Duran. Ristabilita la parità numerica in campo con Mechanic System che si avvia verso il 12° minuto conducendo 8-4, si è segnato parecchio in questo inizio match. Giocano abbastanza buona, 5-1, che a volte si trasforma con molto attivi secondi e stanno facendo un bel disturbo a Oderzo. Abbiamo visto proprio come la Mechanic System abbia avuto difficoltà di andare al tiro, prima con Duran che il pallone è andato fuori di poco, ma soprattutto stoppata anche Giorgia Di Pietro al momento del tentativo di tiro. Questa volta scarico giusto e questa volta sfortunata la conclusione da parte della Gozzi che c'entra il palo. Dunque attenzione, disattenzione tra le ragazze della meccanica, avviene in qualche maniera e ci pensa la Barbara Meneghin a togliere le castagne dal fuoco. Sono state dunque un po' ingenue le ragazze che hanno perso questo pallone, questa disattenzione veramente poteva costare caro e invece a togliere castagne dal fuoco, come abbiamo detto, ci ha pensato il piedino sinistro della Barbara Meneghin che è riuscita adesso. Hanno provato a fare in difesa 3-2-1 che somigliava più a 3-3 e era spazio per nostra Giorgia. 9-4 da una possibile rete per accorciare il risultato. Cassano dall'altra parte si ritrova una rete che lo castiga. Gli arbitri intervengono per segnalare questo fallo ai danni della Jovovic. Si riparte. Jovovic, Ponti. Segnalato questo fallo di Cobianchi che ha tentato di andare al tiro ma si è schiantata sul muro creato dalla Mechanic System. Possesso palla Oderzo con Di Pietro, anche qui fanno buona difesa le ragazze del Cassano. Dove ha fatto passare il pallone la Duran in direzione della Pugliara, è passata tra un nugolo di mani. Duran prova ad andare al tiro, trattenuta. Attenzione, siamo al limite del passivo, bisogna andare a concludere. Di Pietro, centrale. Veloce ripartenza di Cassano. Ecco, questa è esperienza di Zorica Jovovic. Di un semplice fallo lei ha trasformato a rigore.
hanno cercato di chiudere in ritardo sulla sua penetrazione. E ancora una volta c'è... E questo in esperienza di giovane. Corrono molto, ma si vede la gioventù, troppo giovane, inesperienza. È il secondo errore dai 7 metri commesso dal Cassano. Su 3 rigori avuti, uno sono riusciti a trasformarlo, 2 invece. Duran, Di Pietro, finta, si infila. E altro rigore a favore questa volta dell'Oderzo, con Duran che si appresta a trasformare. Qui abbiamo a disposizione invece una cecchina dei 7 metri. Sì, sì. Devo dire che arbitri sono veramente ottimi, hanno un criterio totalmente uguale, veramente bravi. Oyeswald interviene con spostare l'atleta in penetrazione alla Cobianchi, dunque si riparte con possesso palla Cassano, c'è il raddoppio pivot, vediamo come Cassano saprà gestire questa azione, il tentativo di suggerire il pallone a Cobianchi sul pivot Montoli non riesce, gli arbitri intervengono per questo fallo. Fischiato, prosegue possesso palla Cassano, si riprova da quest'altra parte del campo, pallone ribattuto dal palo, sempre possesso palla della squadra ospite. Siamo esattamente al 17° di gioco, siamo al 10-4, il Cassano deve avere un'idea per andare a segno, c'è questo pallone mal gestito, forse. Attenzione al passivo, devono andare al tiro e la traversa allontana il pallone sul fondo, il tiro della Cobianchi. Veloce questa ripartenza della meccanica, molto bello questo pallone infilato per questa penetrazione della Costa. Duran, Di Pietro, Oyeswald resiste. Duran. È fantastica. Grave errore. Due errori in simultanea nel giro di pochi secondi da una parte e dall'altra. Dall'altra parte la Cobianchi ha voluto fare di corsa questa penetrazione, però le sue compagne non l'hanno seguita e poi si è voltata indietro, non c'era nessuno e chiaramente è stato automatico il passaggio alle giocatrici del Mechanic System, che non hanno sfruttato il contropiede a dovere. Ci ha pensato Nina Bertolino a sfumare questa occasione, vediamo se... La Cobianchi si sta spendendo molto in questo istante, sta cercando di in qualche maniera penetrare la difesa della meccanica. Attenzione. La Jovovic travolge due giocatrici della meccanica. Chiaramente rimane possesso palla per la squadra varesina. Cassano, possesso palla, cercano di entrare da quel pertugio, non ci riescono, un tiro quasi alla disperata, ma alla fine Barbara Meneghin fa il suo bel lavoro, però e si ripete. Ci stiamo avvicinando a 2/3
del match. Coach Cavallaro chiede una pausa, chiama le ragazze a fare il punto della situazione e noi approfittiamo per lanciare la pubblicità. Riprendiamo la linea dal Palamasotti mentre diamo uno sguardo anche a quello che sta accadendo a Bressanone. Siamo chiaramente interessati a questo scontro di testa tra il Bressanone che sta ospitando il Salerno e dopo 7 minuti nel corso della ripresa il Bressanone sta conducendo 18-16, ma da quest'altra parte, in quello che sta accadendo al Palamasotti, la Mechanic System sta conducendo 11-4, dunque un risultato molto perentorio, quello che, in cui le ragazze trevigiane stanno. Gli arbitri giudicano un fallo, non è d'accordo il coach del Cassano, come abbiamo visto nelle immagini. Di Pietro, fondamento, travolge la Gozzi, veloce ripartenza del Cassano, vediamo se riescono in qualche maniera andare, e questa volta pallone rimbalza e si infila in rete, una rete a firma della Zanellini, per questo 11-5, 11 reti Mechanic System, 5 Cassano Magnago. 21esimo di gioco, dunque questo più 6 Duran indugia più del dovuto, c'è una marcatura molto stretta da parte delle ragazze del Cassano. Ci pensa Beatrice Pugliara, molto brava in elevazione a penetrare nella difesa della assistiamo a degli errori, però dall'altra parte vediamo anche delle buone prestazioni. In questo caso abbiamo visto la Bertolino molto brava. È ottima portiera, dai primi tiri già ho visto che su ogni palla di ogni tiratore si è muove molto brava. E dunque il punteggio potrebbe essere ben più pesante per il Cassano e finora Nilla Bertolino tra i pali ha sventato parecchie, soprattutto incursioni in contropiede della Mechanic System. 12-5, 22 minuti, siamo a 8 minuti dal termine di questa prima frazione di gioco. Costantemente si prolunga questa azione offensiva del Cassano, entra, riesce. Non abbiamo capito cosa è successo. È un po' per parlare, Meneghin ha un carattere che a me piace molto perché molto focosa e non la piace prendere facili gol, e quindi un po' reagito per la... Elena Fenetta tra i pali, da quest'altra parte cambiato il tiratore dai 7 metri con Michele Colabianchi che ha messo sul palo opposto e dunque riduce lo svantaggio da parte del Cassano Magnago. 12-6, questo è il risultato. Attendiamo anche che il tabellone del palazzetto venga aggiornato. Il nostro
punteggio della telecamera corrisponde al reale. Giorgia Di Pietro, Oyeswold, Costa, Di Pietro, fondamento. Si lamentano le ragazze di Cassano per come la Di Pietro abbia abbandonato il pallone facendolo andare lontano dal campo. Ho notato cosa sta facendo Milanovic, allenatore di Cassano. Sta cambiando ritmo in difesa, un po' aggressiva, un po' 5-1, un po' 6-0. Vuole mettere in difficoltà con questi cambiamenti. Vediamo come andrà. Problema è attacco di Cassano. La Cobianchi non ha sfruttato la voragine che si era creata in porta. Poteva infilarsi nell'occasione precedente, il suo tiro questa volta invece è finito a fil di palo. E da quest'altra parte, su un tiro della Oyeswold, ancora una volta si fa trovare pronta la Bertolino che accompagna il pallone sul fondo, ancora possesso palla Cassano che si prolunga nell'azione in fase offensiva nel trattenere palla, giocano fino al limite del passivo per trovare un pertugio in modo di infilarsi nella difesa della Mechanic System. Attenzione, provano. Giorgio Di Pietro blocca sul nascere la Jovovic, è lei che cercherà sicuramente di andare al tiro. Cobianchi, Jovovic, doppio pivot del Cassano e si crea lo spazio sulla destra per ancora un tiro della Zannellini. Piano piano diciamo che il Cassano è riuscito a costruirsi quell'occasione per andare in rete e ridurre lo svantaggio. 12-7 conduce Mechanic System quando mancano meno di 5 minuti al termine. Di Pietro, Costa, Di Pietro, Oyeswold salta, cerca la Beatrice Pugliara, da lì non si passa. Oyeswold, Duran, Di Pietro. Sulla Duran, marcatura alta. Di Pietro, Oyeswold, ecco qui la voragine che si era creata. Non ha sfruttato al meglio con questo pallone che è finito alto. Dunque, pericolo sventato per Cassano. Jovovic resiste. La Coloredo la ferma per la maglia. Sempre più 5 nel risultato, il vantaggio della Mechanic System sulla squadra varesina del Cassano, che giro palla Jovovic, ecco con la Montoli che esce e qui molto brava la Oyeswold, pronta a bloccare e chiudere lo specchio alla Cobianchi. Ancora una volta da questa parte provano. Molto bello. C'è gioco nel Cassano in attacco. Ogni tanto è problema esecuzione, realizzazione. Molto brava la giovane Gozzi, ha fatto la rete ed è subito tornata in difesa a bloccare la Oyeswold. Corrono molto, ho detto dall'inizio. 12-8 il risultato in questo momento. Ancora un tiro sventato, un'occasione. E un veloce contropiede a firma della Montoli riduce lo svantaggio a 12-9. Siamo a meno 3 adesso. Appena si rilassa un pochino succede questo. Cassano non è per niente male. Duran, deve pensarci lei. Ecco. Duran quando ci vuole.
è la classica pedina che ti toglie le castagne dal fuoco quando c'è bisogno, pronta ad allungare e riporta un vantaggio di 4 reti del Mechanic System sul Cassano Magnago quando mancano 2 minuti al termine. Giro palla prolungato a parte del Cassano, come sempre al limite del passivo. Giro palla, ecco qui, questa volta va a cercare l'angolino alto la Cobianchi, importante rete che fa tenere le ragazze, e qui ci pensa una grande girella ad opera di Eleonora Costa. Gli arbitri fanno rispettare la rimessa in gioco del pallone. 1:10 di gioco, 14-10, sono 4 le reti con cui la Mechanic System sta conducendo attualmente il match nel recupero della decima giornata del girone d'andata. Cassano, Felette para, il pallone esce, rimane possesso palla Cassano. Le ragazze non sono attente all'inserimento della Montoli, che da sola si infila e scarica in rete. Disattenzione da parte delle ragazze in difesa della Mechanic System, e ancora una volta c'è questo errore nello scarico. Vengono considerati passi questo tentativo della Cobianchi di andare a rete. Attenzione alla Duran di Pietro, Oye svolta, Pugliara. Bella azione, molto veloce, scalata per ala destra. E siamo arrivati giusti al 30esimo, proprio la Pugliara ha segnato sul filo di sirena con il tabellone che ci indica il risultato finale del primo tempo, 15-11. Dunque il Cassano Magnago e la Mechanic System vanno a riposo con questo risultato. Noi chiaramente ci sentiamo tra 10-15 minuti alla ripresa del match. Un tuo commento, Micio, per questo primo tempo, un Mechanic System quando si rilassa, un attimo, è subito naturalmente preda del Cassano, questa squadra molto però giovane. Quello che si vede dall'inizio fino a questo 30esimo minuto, ci sono incontrate due squadre in cui una squadra esperta, piena di esperienza, con i valori veri, e l'altra squadra giovane che corre molto, che lotta molto, ed è bello vedere queste cose diverse. Il ritmo è molto bello, molto buono, arbitri fantastici. Perfetto, dunque ringrazio Micio Brakovcevic per questo suo intervento. Noi, quando sono le 20:08 primi, terminiamo questa nostra prima parte di telecronaca dell'incontro valevole come decima giornata di andata, recupero della decima giornata della Serie A Beretta femminile. Punteggio 15-11, mentre la regia ci ripropone qualche replay del primo tempo. Noi ci sentiamo tra un po' con la ripresa dell'incontro qui al Palamasotti di Oderzo. Grazie dell'attenzione.
Benissimo, eccoci qua di nuovo assieme quando sono le 20 e 17 minuti primi. Stiamo per assistere alla seconda parte del match tra Meccanica Sistema Oderzo e Cassano Magnago, squadre che sono tornate in campo. Il Cassano Magnago ora gioca alla nostra sinistra, mentre sulla destra gioca la Meccanic System, palla in possesso della squadra ospite, punteggio aggiornato 15-11, mentre sull'altro campo, che c'è un altro recupero, quello tra Brixen e Salerno, il match è 25-25. Noi ci siamo soffermati parecchie volte, ricordando l'incontro si giocava a Bressanone, nella nostra telecronaca, ma ci siamo accorti che il live ticker che a noi compare è invertito rispetto alle immagini della diretta che arriva da Bressanone, per cui aspettiamo solamente il termine del match per vedere il risultato finale. Detto questo, andiamo subito alla diretta del match che abbiamo fin qui visto nelle fasi iniziali, con un primo tempo in cui la Meccanic ha giocato bene una parte del primo tempo, poi dopo il time out chiesto dal coach Milanovic le cose sono un po' cambiate, con questa difesa molto più aggressiva, con queste giovani che pressano molto le ragazze di Oderzo, che hanno commesso qualche errore in più e dunque il punteggio si è un po' ridotto. Il vantaggio che la Meccanic System aveva costruito nel corso del primo tempo, anche di 6-7 reti, si è ridotto a 4 reti, l'ultima messa a segno dalla Costa sul finale del match del primo tempo. Possesso palla Cassano, Jovovic scarica sulla Zanellini, centrale, ed è il primo rigore, la penetrazione della Gozzi viene fischiata dagli arbitri. E i 7 metri trasformati dalla Cobianchi. Risultato che cambia 15-11. 15-12, mi correggo. Meno 3. Il vantaggio della Meccanic System. Si lamenta la Costa, si lamentava per un fallo, invece gli arbitri hanno visto un passi. Poteva lasciare vantaggio. Poteva anche lasciare questa volta, perché ha fatto liscio e queste cose non si fischiano. Finora arbitri erano buonissimi. Giro palla Cassano Magnago con Giorgia Di Pietro e Beatrice Pugliara che escono dalla linea dei 6 metri per tenere distanti le giocatrici del Cassano, in particolare la Jovovic. Coloredo, difesa molto attenta, attenzione al passivo, devono andare al tiro. Tiro del genere è facile presa della Barbara Meneghin, che rifà partire le sue compagne. Oyaswald e Di Pietro non si intendono, pallone comunque viene recuperato. Duran salta Costa e il pallonetto non si perfeziona, si perde sul fondo, dunque occasione mancata per la squadra di casa, con questa bella azione di scarico della Duran sul lato sinistro per evitare la Costa e il tiro, che ha preferito questo pallonetto che è andato un po' oltre come traiettoria, dunque pericolo scampato per la porta del Cassano. Anche qui ancora determinante Barbara Meneghin tra i pali. E da quest'altra parte diventa determinante e risponde prontamente la Nila Bertolino su un tiro
molto basso della Di Pietro, difficile anche da parare, è stata molto brava con il piede a... Sto guardando proprio questa portiera, è molto molto brava, su ogni tiro sta, e se entra anche nel gol, lei è sempre vicino a parare, molto brava. Fase un po' confusa del match, questa azione offensiva del Cassano con la pivot Montoli atterrata. Difesa molto attenta della meccanica e alla fine la Montoli è riuscita a tirare tra una difesa molto arcigna, quella del Cassano, grave errore di passaggio, Di Pietro non la prende e su questa incursione la Barber Meneghin per tante volte ha sventato occasioni del genere, questa volta non può fare nulla e attenzione al risultato, qui comincia a farsi preoccupante per la Mechanic System. Come ho detto all'inizio della partita, adesso ricordo, non si deve lasciare sottovalutare Cassano perché lottano fino all'ultimo secondo. 15-14 però con la Mechanic System che ora ha a disposizione un 7 metri e guarda caso chi si appresta a trasformarlo, niente meno che la cecchina di casa Arasai Duran. Cambio portiere tra i pali del Cassano. Duran, tiro molto violento, difficile per la Milosevic arrivarci. Respira un attimo la Mechanic System, il risultato con un più 2, 16-14 dopo 5 minuti di gioco della ripresa. Come abbiamo visto il Cassano ha completamente recuperato il match, fino a pochi istanti fa l'ha ridotto a una sola lunghezza. Cassano gioca in fase offensiva, prova, attenzione, siamo al limite del passivo, Jovic, Montoli aveva perso la palla. Difesa molto arcigna della Mechanica. Questa è esperienza di una giocatrice che sa come mettersi per provocare sfondo. Può respirare. Mechanic System, Di Pietro, Duran come pivota. E ancora una volta. Incredibile la prestazione della Bertolino, è riuscita a bloccare un tiro ravvicinato della Duran, può segnarlo nel suo curriculum questa parata. È vero. 6 minuti e 25 minuti di gioco, in 6 minuti e 25 secondi di gioco in questa seconda parte del match con Mechanic System che conduce 16-14 e con il Cassano in possesso palla con la gestione di questa fase offensiva con questo giro palla che vede protagonisti le giocatrici che cercano di affrettare il tiro ma finisce sul fondo. Duran, Pugliara e ancora una volta si supera la terza parata in questi 7 minuti, terza parata stupenda da questa ragazza portiere avversaria. Cassano in difficoltà soprattutto nel costruire una fase, un'azione per andare a impensierire la Barbara Meneghin tra i pali, molto attenta la difesa
della Mechanic System con gli spazi chiusi per, nei confronti delle ragazze della, del Cassano, possono girare palla, però alla fine ecco qui il tiro scoccato dalla Cobianchi, si è angolato, però Barbara Beneghin, per lei facile raggiungere e sventare questa occasione. Giorgia Di Pietro scarica sulla Poderi, Poderi Duran Di Pietro, entra, non viene segnato, viene segnalato c'è stato uno scontro di gioco tra Poderi e la Jovovic, se non sbaglio. No, e la Brogi. Si gioca con l'extra player il Cassano. Un giocatore in più in fase offensiva. Ah no. Qualcosa sta succedendo in panchina di avversari. Non ho capito, stavo seguendo, ma errore da parte della Gozzi, aveva la possibilità di andare al tiro. Ha tentennato e questo praticamente commettono troppi errori a tutte le parti, ci vuole fermare un po'. Nella fretta di gestire l'incontro entrambe, ecco, le formazioni. Milanovic subito ha reagito per, con la Mechanic System che si è riportata con una distanza di sicurezza da parte del Cassano, sul Cassano 18-14, quando ci stiamo apprestando a giocare un terzo della ripresa, 9 minuti 17, proprio gli ultimi istanti hanno fatto vedere come le squadre avessero accelerato i ritmi e nell'accelerare commettere tanti errori. È stato dunque propedeutico questo intervento e propedeutico per noi è anche il passaggio con la pubblicità. Riprendiamo dopo questo time out chiesto dal Cassano Magnago. Come abbiamo sottolineato, ci sono stati questi ultimi secondi di gioco molto frenetici che hanno portato da entrambe le formazioni a commettere errori madornali e dunque è stato proprio necessario bloccare e cercare soprattutto di riordinare le idee alle ragazze. Possesso palla Cassano dopo l'ultima rete da numero 18 messa a segno dalla Mechanic System. Vediamo cosa riuscirà a produrre il Cassano in questa sua fase offensiva. C'è un raddoppio del pivot, resiste la Montoli e la Poderi trattiene in maniera esagerata, viene anche sanzionata con 2 minuti di sospensione. Dunque Oderzo in inferiorità numerica. Volevo notare che Cassano Magnago ha accelerato secondo tempo nell'attacco e a volte è diventato anche gioco frenetico e questo ha bloccato anche Oderzo. Per questo sono stati molti errori in tutte e due squadre. Ci pensa ora la Jovovic a ridurre il vantaggio con la Mechanic System in inferiorità numerica. Si è aperto quel pertugio in difesa dove si è infilata
Ecco, adesso è cambiata la difesa in 4-2. Milanovic usa molti cambiamenti nella fase difensiva. Di Pietro, Duran come pivot, Di Pietro. È vero, è già uscita, poi ha portato dentro. Sempre possesso palla, Meccanic System di Pietro, Oyeswald prova e ancora una volta la Bertolino fa buona guardia. Jovovic da sola. Azione da manuale quella condotta dalla Cassano, che in pratica si è infilata in questa difesa in inferiorità numerica della Meccanic System. Soffre la squadra di casa avere una giocatrice in meno e la velocità appunto del Cassano. Meno 2 Cassano. Oyeswald viene pressata. Beatrice Pugliara. Rimane possesso palla Meccanic System. Pugliara. Oyeswald, sempre Pugliara, attenzione, ristabilita la parità numerica, ecco qui Poderi, Duran, su di lei fa buona guardia Lagozzi, Duran, Costa, centrale, Duran, sempre pronto il raddoppio di marcatura con la Duran bloccata al momento di scoccare il tiro. Vediamo se riesce in questo caso. La Duran va a togliere le ragnatele. Fantastica. Sotto la porta, veramente molto brava. Non viene convalidata questa rete del Cassano per... Sì, hanno dato un gol in più. Non era valido gol, quindi non è 17. Gioco bloccato, c'è un pull per lei presso il tavolo del tavolo dei cronometristi, perché non si trovano col punteggio e devono ricostruire le fasi finali. Peccato che proprio in un momento, diciamo, bello del match viene interrotto proprio perché c'è questo fraintendimento al tavolo, c'è questo errore nel calcolo del punteggio. Anche noi attendiamo la conferma se 20 e 16 o dovrebbe essere 20 e 16, mi confermano, sì. No, 19 e 16. Adesso è giusto 19-16. Tu, Micio, hai seguito l'incontro, per cui hai potuto... Hanno messo sia una rete in più sia alla meccanica che a sì. Cassano. Perfetto, va bene, anche gli arbitri trovano in qualche maniera la possibilità di parlare. Pare che un accordo sia stato raggiunto e si dovrebbe partire. Attenzione, si riprende gioco, 19-16, questo è dunque il risultato. Più 3 la Meccanic System, possesso palla Di Pietro, Poderi, Pugliara, Duran. Molto fastidiosa questa difesa. 4-2 molto mobile, che si trasforma anche a 6-0. Interessante. Duran, Di Pietro, Costa, recupera il pallone, prova da quella parte. Non dobbiamo prendere questo stile di gioco frenetico. Deve uscire esperienza che abbiamo.
alla fine sventa questa fase offensiva prolungata della Mechanic System La Cassano, che si ripresenta in fase, attenzione, questo rimpallo gioca a favore della Meccanica, che dunque rifiata. Costa, Di Pietro, Poderi, brava, brava, proprio da leader. Grave errore questo della Cassano, che dà per la terza volta la palla a favore della squadra di casa, che deve a questo punto materializzare e naturalmente cercare di ottenere il massimo da questa azione offensiva. Raddoppio, è entrata anche la Vitobello. Poderi, Di Pietro, Duran non riesce a trattenere il pallone. Chiude Vitobello sulla Jovovic, fallo che concede possesso palla al Cassano. Punteggio 20-16, siamo a metà della ripresa. Attenzione, Jovovic, Montoli, trattenuta. Coach Cavallaro incita le ragazze. Un fallo di piede interrompe questa azione in fase offensiva del Cassano, e ancora una volta il Mechanic System può gestire con calma questa occasione in fase offensiva. Deve assolutamente materializzare l'occasione. Duran, anche in questo caso gli sfugge il pallone, viene trattenuta per gli arbitri, dunque si riprende dal 9 metri. Poderi, Costa, Poderi, Pugliara, Di Pietro, attenzione alla possibilità del passivo. Molto attente le ragazze della Cassano a bloccare la Duran, che si è proposta come pivot. Pugliara, tutta la panchina di Oderzo si solleva perché ritengono che è stato commesso un fallo. Anche qui grave errore della Cobianchi, che al posto di fare un passaggio agevole verso una sua compagna finisce il pallone tra i piedi, per cui ancora una volta beneficia di questo pallone la Mechanic. Come che giocano la marcatura alla nostra Duran. Alessandro, nostro allenatore, è costretto di metterla in pivot ed è buona idea, perché si creano situazioni, solo che Cassano è molto sveglio nella difesa e grintoso. Ci mette troppa foga la Poderi nel atterrare la Montoli, si riprende possesso palla. Cassano
non riesce a penetrare questa difesa molto attenta, e dall'altra parte ecco qui un contropiede perfezionato a dovere dalla Pugliara, e su questa azione si arrabbia anche Milanovic, che chiede time out e chiama le ragazze a sé per cercare di sistemare questa azione, queste occasioni che sono state create dal Cassano e che si sono praticamente in queste ultime 5 minuti abbiamo visto grosse difficoltà da parte del Cassano in fase offensiva, e molto attenta alla difesa della Mechanic System. Non so se più brave le ragazze dell'Oderzo in fase difensiva oppure mancanza da parte delle ragazze del Cassano in fase offensiva, che hanno commesso qualche errore di troppo, soprattutto nel cercare il pivot o con passaggi frutto di così inesperienza a volte. Io penso, nonostante tanti errori tecnici, il livello di gioco è alzato nella maniera di grinta e di ritmo. Forse anche per questo sono aumentati gli errori da tutte e due squadre. Quello che ho notato dall'inizio, la squadra di Cassano ha anche gioco in attacco adesso e anche in difesa, c'è quella grinta, c'è quella voglia, però un po' esecuzione, nell'esecuzione soffrono. Soffrono nell'esecuzione, e dall'altra parte forse la Mechanic System è riuscita a mettere quella grinta che forse non ha, frenetico, che non ha messo in mostra nel primo tempo, e ora coach Cavallaro è riuscito a far interpretare nella maniera giusta le sue giocatrici questo gioco, con come vedete Vito Bello molto brava nel pressare, fanno buona guardia in fase sulla linea ai 6 metri sia la Di Pietro che adesso anche Cavallaro ha cambiato la difesa mettendo Bia a centro avanti, 5-1, vediamo il risultato. E si vede il risultato con la Mechanic System che sventa questa fase offensiva del Cassano quando mancano 10 minuti al termine. Sono 5 le reti di vantaggio. Poderi, Costa, Duran viene agevolata da un tocco di mano che finisce alla Brogi, che inavvertitamente la consegna il pallone alla Duran, che è facile per lei poi battere. E da quest'altra parte non riesce altrettanto il suggerimento verso la Montoli, interrotto dalla Duran, anche lei molto attenta, ha preso in consegna appunto il pivot del Cassano. Attenzione, Cassano cercherà di giocare al limite del passivo come sempre. Da quest'altra parte Zannellini, che più volte era riuscita a battere la Meneghin, non riesce. Meneghin fa buona guardia, sempre possesso palla Cassano. Cobianchi cerca, esce molto bene, esce molto bene la Vito Bello, non si intendono Poderi e Duran, il pallone finisce sul fondo, forse poteva anche fischiare il fallo sulla Vito Bello precedente. Cassano, Ponti centrale, gira palla, Jovic riesce a saltare e dopo un lungo digiuno il Cassano riesce di nuovo a tornare in rete per questa rete 22-17. Però Duran, vediamo questo replay bellissimo, guardate come si gira, no look, il pallone finisce in mezzo alle gambe della Bertolino. Grande veramente questa esecuzione della Duran. Questa è pure un'altra cosa che si vede rare volte, come questo tiro commettono proprio giocatori di classe pivot, e questo tiro si chiama Schrauba. Incursione
della Montoli, frenata dalla difesa della Mechanic, e gli arbitri optano per un 7 metri su cui si incarica l'Arco Bianchi la trasformazione. Presa di contropiede la Meneghin. Rimane un vantaggio abbastanza, diciamo, tranquillo. Sono 5 le reti quando mancano 7 minuti al termine. La Mechanic System sta conducendo 23-18. C'è stato un inizio di ripresa in cui il Cassano Magnago si era pericolosamente avvicinato alla Mechanic. Era meno 1 come risultato. Fortunatamente, nella foga di recuperare il risultato, il Cassano Magnago ha commesso una serie di errori che hanno permesso alla Mechanic System, con esperienza, gestire palla e soprattutto sventare la foga offensiva della squadra ospite. E a quel punto praticamente è riuscito a nuovamente la squadra di casa a costruirsi quel minimo vantaggio con cui sta navigando ora, con 5 reti di vantaggio quando mancano 6 minuti e 45 secondi al termine. Questo vantaggio, chiaramente ci sono state anche delle necessarie accorgimenti in corsa apportati da coach Cavallaro, soprattutto in fase difensiva da parte della sua squadra, con l'inserimento di Vitovello e una difesa molto più aggressiva nei confronti di queste giovani ragazze del Cassano, che hanno una grossa difficoltà soprattutto nel cercare di andare a rete. Ecco qua ancora una volta Vitovello che va a portargli via la palla dalle mani alla Cobianchi, e da quest'altra parte non riesce, e si era procurato lo spazio necessario per andare al tiro il terzino sinistro del Cassano, la Gozzi, si era procurato veramente lo spazio necessario, ma molto brava io non ho capito cosa è successo, forse qualche parola di troppo, forse. Ah sì, per i commenti, per arbitro diceva che parlava, e l'ha fatto esecuzione in 2 minuti. Va bene, sempre più 5, riconsegnata palla a favore del Cassano Magnago. Vediamo se riuscirà in qualche maniera a beneficiare di questo pallone. Io confondo. A fatica mantiene possesso palla, attenzione, segnalazione di passivo. E dal lato destro ancora la Zannellini si dimostra una delle migliori marcatrici del match da parte del Cassano, e infila questo meno 4, 23-19, con la Mechanic System gioca in inferiorità numerica. Con questa situazione di inferiorità numerica e soprattutto la difesa del Cassano ci pensa la Duran a resistere e naturalmente a procurarsi questi 7 metri che arrivano proprio in un momento veramente importante per la Mechanic System. Assistiamo a un Cassano che sta praticando una difesa molto, molto arcigna. Vediamo. Non mollano, fino a ultimo minuto non molleranno. Incredibile, la Duran che commette questo errore dai 7 metri. Cassano. Veramente brava la Meneghin, intervento fondamentale a 4 minuti dal termine, avrebbe dato molte più speranze al Cassano in questo preciso momento del match.
La Vitobello non viene premiata di questa rete, molto brava a tenere palla e infrazione di area. Palla passa di nuovo al Cassano con quando mancano 3 minuti e 20 di gioco. Montoli, il suo tiro finisce sul palo, si rifugia così da Meneghin. Di Pietro cercava di ispirare la Vitobello sul lato sinistro. Anche le giocatrici del Cassano si erano fermate, pensavano che fosse stato commesso questo fallo di piede. Gli arbitri fanno proseguire il gioco quando mancano 2 minuti e 20 secondi al termine. Mantiene sempre il vantaggio di 4 reti la Mechanic System. Zanellini, attenzione, si arriva sul limite passivo. Cassano deve andare, assolutamente andare al tiro. Prova la Jovovic, tiro abbastanza debole, facile presa da parte della Meneghin. 1 minuto e 40 secondi, 4 reti vantaggio, diciamo che il risultato è abbastanza... Sì, la partita sta finendo e porta buon fine per Roberto. Grande intervento della Meneghin su questo contropiede, sembrava che la Montoli dovesse passare la palla, ha tratto in inganno la giocatrice dell'Oderzo che stava recuperando su di lei. Alla fine la Montoli si è presentata da sola avanti alla Meneghin e grande la parata della Meneghin che ha buttato chiaramente il risultato fuori. Ancora una volta veramente assistiamo a un grande fondamentale intervento da parte della Meneghin che ha salvato dunque il risultato. Di Pietro, e questa volta arriva la rete a firma della Vitobello, la sua prima rete del match per far sì che il tabellone salga nel punteggio per la squadra dei locali a 24. Sono 5 le reti di vantaggio quando mancano 15 secondi. Vediamo se il Cassano riuscirà in qualche maniera almeno andare al tiro. Jovovic ancora una volta, la Vitobello stronca ogni possibilità. Attenzione, finisce qui. Finisce qui, 30 minuti, 24-19, e dunque la Mechanic System si avvicina alla classifica della Serie A Beretta femminile. Chiaramente sono 12 gli incontri sin qui giocati, con dall'altra parte, almeno se questo è il risultato corretto, lo vediamo qui sul live ticker della FGH, il Brixen pare abbia battuto il Salerno 26-25, si è confermato, dunque è un risultato che in qualche maniera arride all'Oderzo perché accorcia sulla coppia che sta lì avanti. Vuol dunque dire che abbiamo scavalcato in classifica Brixen? Stiamo a vedere, sì, in teoria, no. Brixen si è vinto, Brixen è rimasto a 19 punti, no, Oderzo adesso a 20 punti.
il Brixen, siamo secondi in classifica. Ha vinto 26 a 25 qui come segnalato, per cui il Brixen ha vinto. Sì, sì, Brixen ha vinto. Ah. Per cui praticamente sì. La distanza rimane dunque invariata tra la seconda e la terza. A questo punto del match abbiamo terminato dunque l'incontro. A questo punto noi dobbiamo effettuare le interviste con gli allenatori della Cassano e della Mechanic System. Tempo di approntare la postazione e saremo di nuovo con voi. Anzi, ci salutiamo qui e vi rimando sui social per le interviste di fine partita con Sasa Milanovic del Cassano Magnago e con Alessandro Cavallaro della Mechanic System. Ribadisco il risultato qui dal Palamasotti di Oderzo. La Mechanic System Oderzo ha battuto il Cassano Magnago 24 a 19. Il match era valevole come recupero della decima giornata del girone d'andata. La pallamano Serie A Beretta femminile torna protagonista sempre qui al Palamasotti di Oderzo sabato prossimo alle 15:30, quando verrà a disputare il match come secondo incontro del girone di ritorno il Nuoro. Ma la Mechanic System sarà di nuovo qui, sempre tra le mura del Palamasotti, nel recupero di un'altra partita che riguarda il girone d'andata, quello che vede opposti al Pontigna, che inizialmente il match si sarebbe dovuto giocare nel campo del Pontigna, invece c'è stata l'intesa tra le due formazioni. Il Pontigna nel girone d'andata viene a giocare Oderzo, per cui ci sarà inversione di campo al momento del ritorno, per cui la partita di ritorno sarà Pontigna Mechanic System Oderzo. Coach Brakovcevic, due battute per concludere questo commento di questa partita. Abbiamo visto un buon Cassano e naturalmente una Mechanic System che deve perfezionare soprattutto nei meccanismi. Ci sono stati un po' di errori, abbiamo visto un po' tanti errori soprattutto nel corso del primo tempo, ma bella soprattutto la difesa finale della Mechanic System, molto più attenta e molto più ha chiuso molto più gli spazi rispetto... In generale a me è piaciuta la partita, nonostante tanti errori tra sedicesimo e ventesimo minuto. Oderzo comunque ha dimostrato il carattere, perché non sottovalutava avversarie che sono state molto, molto sveglie oggi, e mi sono piaciute anche. Una bella partita con ritmo molto alto. Perfetto, dunque ringrazio Micio Brakovcevic che mi ha accompagnato nel commento di questo incontro. Noi chiaramente ci risentiamo qui sempre dal Palamasotti sabato prossimo. Grazie a voi tutti dell'attenzione. Come abbiamo detto, per le interviste vi lascio ai nostri social, per cui nel giro di poco troverete le interviste che realizzeremo qui.